L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge già approvato dalla Camera, recante ratifiche di accordo del giugno 2015 tra l'Italia e la Bosnia ed Erzegovina, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione di dicembre 1957. Si ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo accordo era stato approvato nel dicembre 2017 dalla Camera dei Deputati, atto Camera numero 4627, ma non poté vedere completato il suo iter di esame in Senato per la conclusione della 17esima legislatura. Scopo dell'intesa è quello di ampliare e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione tra i due Paesi, promuovendo una migliore cooperazione nel quadro dei rapporti bilaterali in materia, stabilendo la possibilità di estradizione e transito dei propri cittadini, nonché di esecuzione della pena nei Paesi di origine, tenendo conto dell'importanza della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altri gravi reati, nonché della necessità di una cooperazione efficace in tali settori. Il testo bilaterale costituisce certamente un significato avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare per effetto delle esplicite previsioni della facoltà di estradizione dei cittadini sinora rifiutati della Bosnia e Erzegovina. Il disegno di legge di ratifica dell'accordo si compone di 4 articoli che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione della ratifica, articolo 1, all'ordine di esecuzione, articolo 2, alla copertura finanziaria, articolo 3, ed all'entrata in vigore, articolo 4. Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li valuta in poco più di 8.700 euro annui per le spese di missione e in ulteriori 5.000 euro annui ascrivibili essenzialmente a spese di traduzione degli atti. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Grazie. Grazie, senatore.